La Serie D ha individuato quali saranno le squadre destinate a lasciare la quarta serie nazionale per tornare nei rispettivi campionati di eccellenza. Saranno le ultime 4 dei 9 raggruppamenti individuate, cristallizzando la classifica al momento dello stop del torneo. E quello che la graduatoria diceva dopo l'ultimo turno disputato lo scorso 1 marzo è una mazzata per l'Abruzzo. Due formazioni allo stato attuale, Chieti e Avezzano, sarebbero retrocesse. I neroverdi penultimi a quota 18 punti e i biancoverdi terzultimi in coabitazione con la San Giustese, condannata anch'essa all'eccellenza Marche. A quota 20. La quarta è la Jesina, fanalino di coda, che di punti a quella data ne aveva 13. Due abruzzesi dunque e due marchigiane che raggiungerebbero mestamente la categoria inferiore con i marsicani che poche ore prima avevano, per bocca dello stesso presidente Gianni Paris, dato l'addio al tecnico Liguori che, con la stagione conclusa, non avrebbe visto rinnovato il rapporto con la società. Non ci sarà esonero nulla perché il contratto era legato alla stagione in corso, quindi non sarà rinnovato. Liguori, grande uomo, soltanto tanto troppo sfortunato, perché sia nella prima fase che in quella di ritorno non è stato in grado di dare quella che era la spinta sperata dal presidente Paris. Peraltro Paris non aveva affatto smentito le voci che vorrebbero niente meno che Marco Sansovini in procinto di sedersi in quella che sarebbe la sua prima esperienza da allenatore sulla panchina marsicana. Credo che lui sia un uomo anche che possa veramente creare quell'entusiasmo in una piazza che vive di calcio per creare qualcosa di veramente importante. Io non lascerò nulla di intentato per rimanere in Serie D dal punto di vista formale. È chiaro che oggi vivo un giorno speciale. Ma è evidente che questi saranno discorsi che dipenderanno molto dalla categoria che l'Avezzano disputerà e allo stato attuale è l'eccellenza. Dalla serie minore, oltre alle prime 28, tra cui ad esempio c'è il Castelnuovo, saranno ripescate altre 8 società, molte delle quali potrebbero arrivare proprio dall'attuale Serie D. La Lega Nazionale Dilettanti ha anche discusso dei termini sulla nuova stagione. Il campionato potrebbe iniziare in leggero ritardo, data prevista domenica 20 settembre, e non la prima domenica dello stesso mese come era stato nelle ultime annate. Il tutto sarà valutato comunque più avanti. La Lega avrebbe anche deciso di riprendere la Coppa Italia interrotta in questo campionato, competizione nella quale mancano ancora 2 partite per assegnare il primo trofeo dopo lo stop per il Covid-19.